Ciao a tutti! Nel video di oggi, ultime letture del 2022, oggi vi parlo dei libri che ho letto in dicembre. Allora, oggi ho deciso che non ve li mostro nell'ordine in cui li ho letti, ma li accorpo per tipologia di lettura. Poi, tanto parlando, vi spiego anche, come sempre, un po' i miei percorsi. Allora, devo dire innanzitutto che nel mese di dicembre ho letto tre libri più belli dell'anno. Io quest'anno, a livello di bilancio delle letture svolte, sono felicissima perché ho letto dei libri molto significativi, dei libri da cui mi aspettavo molto e ho trovato molto, ma soprattutto io sono rimasta, ho avuto tante volte la sensazione fortissima di sorpresa. Cioè, ho letto dei libri di cui non sapevo nulla, a cui sono arrivata per vari percorsi, molto molto liberi e che mi hanno profondamente stupita. Comunque, del bilancio delle letture ne parleremo più avanti, mi sa nel prossimo video sui libri, quindi affronteremo meglio questo argomento, che secondo me è stata la caratteristica principale delle mie letture di quest'anno. Allora, partirei parlandovi di tre classici, due dell'Ottocento e uno del Novecento, e poi degli altri libri che ho letto. Il primo libro che vi mostro non costituisce affatto una sorpresa. Io da questo libro mi aspettavo tantissimo e ho avuto esattamente ciò che mi aspettavo, e parliamo di Honoré del Balzac con Illusioni perdute. Questo era l'ultimo libro che faceva parte del gruppo di lettura di Lenia Zodiaco, dei mattoni francesi. Io ho partecipato solo a questa tappa perché gli altri libri li avevo già letti, non che non potevo anche aver piacere a rileggerli, onestamente, però avevo altre letture da compiere, quindi ho preferito non compiere nell'arco dell'anno quelle riletture. Però ho seguito tutti gli approfondimenti, tutte le live di Lenia, quindi comunque ho rinverdito le letture che ho svolto e mi ha fatto molto molto piacere. Questo libro invece l'ho preso in mano e l'ho letto. Allora, questo libro fa parte della Commedia umana di Balzac, che era un progetto immenso che non ha terminato, che doveva comprendere decine di libri, che prende spunto come titolo e anche come struttura narrativa nel suo complesso dalla Divina Commedia dantesca. Dante parlava di Divina Commedia, qui si parla invece di Commedia umana. Nelle intenzioni di Balzac c'era sostanzialmente l'idea di raccogliere all'interno di appunto questo gran numero di volumi, di tratteggiare un quadro socio-economico-politico della Francia dei suoi anni, o immediatamente precedenti a quelli che lui viveva. La struttura di tutta la commedia ha una trama orizzontale. Quello che è veramente affascinante della commedia umana è che, ad esempio, in questo libro ci sono dei personaggi che sono presenti in altri libri della commedia umana e in alcuni casi ne sono protagonisti. Uno dei personaggi molto secondario di questo libro è il protagonista di Papa Goriot, che io ho letto. Io di Balzac ho letto solo Papa Goriot, Eugénie Grandet e questo. Resta che mi piacerebbe, potendo leggere soltanto nella vita, leggere tutti i testi pubblicati della Commedia umana dal primo all'ultimo in ordine cronologico per coglierne tutta la magnificenza, perché di questo si tratta. Allora, questo libro è strutturato in tre parti che possono essere considerate tranquillamente tre romanzi, ovviamente collegati l'uno all'altro, però il sapore è proprio quello di una trilogia. Allora, vi leggo i titoli. Dunque, prima parte, I due poeti, seconda parte, Un grand'uomo di provincia a Parigi, terza parte, Le sofferenze dell'inventore. Allora, nella prima parte abbiamo la presentazione di quelli che all'inizio sembrano due protagonisti, ovvero Lucien e David. David diventa proprietario, ereditando in un certo senso dal padre, diventa proprietario di una tipografia.
mentre Lucien è un suo giovane amico che ha aspirazioni da poeta e da scrittore. Lucien ha una sorella e una madre. Lucien è orfano di padre. Lucien è un uomo borghese, nel senso che il padre era un farmacista, ma la madre ha ascendenze nobili. Questo è un particolare da non sottovalutare all'interno della storia perché c'entra tanto con le vicende di Lucien. Nella prima parte ci viene presentata questa vita di provincia. Siamo da Guillaume, sempre che io lo pronunci in una maniera decente, una cittadina di provincia che Balzac ci racconta anche a livello geografico, divisa in due parti. C'è una parte sopra dove c'è la borghesia aspirante, no, anzi la nobiltà di provincia, e la parte sotto che invece è quella dei commercianti, della borghesia, eccetera. E qui Balzac ci comincia a descrivere appunto la vita di provincia, le aspirazioni di Lucien che sono alte, sono quelle di fare il poeta. Grazie a un avvicinamento che Lucien ha con la parte alta di questa cittadina, lui se ne andrà a Parigi, mentre David resterà in provincia a fare il tipografo con sua moglie che poi è la sorella di Lucien. Nella seconda parte vediamo Lucien a Parigi. Allora, la seconda parte è sicuramente quella più avvincente, in cui succedono molte cose e anche molto velocemente. Non è bilanciato questo romanzo dall'inizio alla fine a livello di ritmo. La prima parte è anche parecchio lenta in certi punti, perché Balzac si sofferma moltissimo su tutto ciò che riguarda la società, perché la sua principalmente è un'analisi sociale. Quindi parliamo anche di economia. Balzac qui ci racconta per filo e per segno nella prima parte come funziona la stampa dei libri, ma proprio nel dettaglio, la tipologia di carta, come vengono tecnicamente stampati i libri. Ci parla di affari, di come funziona una tipografia dell'epoca. Si riferisce ad eventi dei primi dell'Ottocento, prima della metà dell'Ottocento. Quindi è questo il periodo. Nella seconda metà abbiamo Lucien che parte per Parigi con grandi aspirazioni per far fortuna, per diventare un grande letterato, ma come si potrà facilmente arguire dal titolo, queste cose non avverranno. Non avverranno essenzialmente perché lui viene fagocitato dalla città. Ci viene descritta una Parigi estremamente moderna, quasi contemporanea a noi, moderna direi, nel senso che è una Parigi sfavillante, una Parigi che parla di moda, di lusso. Balzac si sofferma moltissimo su come sono vestite le persone, su quali sono le loro abitudini, su dove mangiano, su dove vanno a teatro. E la scrittura si mischia a questo racconto. La scrittura, la letteratura perde in questa parte del libro l'aura un po' mistica e divina del letterato con la L maiuscola, malgrado Lucien conosca dei letterati di livello, non riesce ad avere la pazienza di imparare, di diventare un vero scrittore, di scrivere qualcosa di qualità. Si fa fagocitare dalla frenesia di questa città, dal lusso. Si avvicina al giornalismo, si avvicina a un modo di scrivere cotto e mangiato, un modo di scrivere per cui si veniva pagati per ogni singola parola scritta, per ogni riga, si veniva pagati a giornata e ogni giorno si spendevano i soldi che si erano guadagnati e forse anche di più. Si parla tantissimo quindi di come funzionava questo tipo di editoria del giornalismo, della nascita di un certo tipo di giornali. Che non erano i quotidiani classici, ma erano dei giornali che nascevano apposta per occuparsi di recensioni di libri, di recensioni di spettacoli teatrali. Qui si vede come con una recensione si può mandare alle stelle o buttare nel fango attrici, attori, scrittori di ogni tipo. Lucien è preso nel vortice di tutti questi eventi, lui stesso sperimenta cosa vuol dire essere portato in palmo di mano e cosa vuol dire poi essere completamente infangato. Cambia casacca politica ogni 3x2. La politica qui c'è molto in Balzac, diciamo, il sostrato
politico, economico e sociale è presente in questo libro. Bisogna un po' entrare nel contesto per capirlo fino a fondo, fino in fondo. Lucien ovviamente poi si riempie di debiti e manda in rovina la sorella e suo cognato, perché sono loro che dalla provincia alla fine lo sostengono. Lucien arriva anche all'inganno. Lucien non è un protagonista a cui si vuole sperticatamente bene. Non è uno di quei personaggi a cui ci si affeziona perché si è in qualche modo partecipi delle sue vicende, si soffre con lui. È un personaggio che innervosisce molto spesso. È un personaggio a cui verrebbe voglia di aprire gli occhi, di dirgli guarda che non lo capisci che cosa ti stanno facendo. A volte è manovrato, è ignaro, è ingenuo, a volte invece è semplicemente stordito da questo lusso. Il punto però è che questo non è un romanzo psicologico, è un romanzo sociologico, quello che vuol fare Balzac, proprio perché questo libro fa parte della commedia umana, è raccontarci dei tipi. Questo non significa che i personaggi siano astratti o macchiettistici, perché malgrado siano dei tipi, Lucien, come tutti gli altri personaggi, hanno delle caratteristiche specifiche, sono molto ben caratterizzati. Quindi comunque Lucien ha un carattere, ha una psicologia, però ecco, è incluso in questa grande narrazione che appunto ci voleva raccontare Balzac. Poi c'è un ritorno nella terza parte di Lucien alla provincia. E qui c'è lo scontro di quello che lui ha vissuto a Parigi, di quello che ritrova in provincia, di quello che vorrebbe continuare ad essere in provincia e del fatto che ogni cosa che lui fa mette in pericolo, danneggia le persone che gli vogliono bene, che lo vogliono aiutare. La provincia qui non è idealizzata, da Balzac, tutt'altro. In provincia ci sono altri personaggi tipici di quell'epoca che lui analizza. C'è una certa grettezza culturale, c'è la corruzione in ambito della giustizia, nell'ambito dell'economia, c'è appunto la nascita di questa nuova classe sociale che è la borghesia dei commercianti, c'è lo scontro della tradizione rispetto a un certo tipo di innovazione industriale. C'è tutto questo in questo libro. E poi questo libro ha un finale che potrebbe essere così, a una lettura superficiale, interpretato come una sorta di Deus ex machina che in qualche modo chiude le vicende. Non vi dico come, se bene o se male. Comunque, diciamo, una sorta di chiusura un po' forzata. Nella realtà non è così. Secondo me, il finale di questo libro non è un vero finale, anche perché la commedia umana continua e le vicende di Lucien andremo a seguirle anche in un altro libro, volendo. Ma in realtà è un finale estremamente tragico, che secondo me ha molto a che fare col mito della vendita dell'anima al diavolo da un certo punto, ma ancor di più con l'ennesima svendita di se stessi nei confronti di un personaggio che noi conosciamo solo nelle ultime pagine del libro, per questo a volte si parla di Deus ex machina, ma che nel complesso della commedia umana è un personaggio che esiste. È un personaggio che qui è trasfigurato, ma che è presente in altri libri. Quindi tutto ciò, anche questo finale, ha un senso nell'ottica della grande narrazione della commedia umana. Ora, questo libro, secondo me, può essere tranquillamente apprezzato anche letto da solo, ma ripeto, secondo me il massimo sarebbe leggerlo insieme a tutti gli altri. Non è, secondo me, un libro per neofiti dei classici, perché, ripeto, non è a livello di ritmo delle vicende equilibrato. La prima parte può anche annoiare, specialmente quando Balzac si fa tecnico nella sua esposizione, ma anche nella terza parte, ci sono pagine e pagine di conti di soldi, di multe, di bilanci, cioè ci sono delle parti che possono non essere proprio facilmente digeribili per chi non è abituato a leggere classici. Secondo me è un libro meraviglioso, specialmente se avete questo interesse
analitico di un certo tipo di società, ma anche di un certo tipo di letteratura, perché specialmente nella terza parte il focus più tecnico di Balzac è sull'editoria, sul giornalismo e sulla letteratura che diventa una questione d'affari. È in fondo la nascita dell'editoria moderna e tutto ciò è estremamente interessante. E poi comunque ci sono questi personaggi che pur essendo tipi sono carichi, sono personaggi completi. Anche David, il cognato di Lucienne e sua moglie, la sorella di Lucienne, sono personaggi ben descritti, ben disegnati. A me non è stato simpatico tanto neanche David perché di una bontà che rasenta l'idiozia, molto più intelligente la moglie. Mi è piaciuta molto anche questa descrizione che fa Balzac di questa donna, che l'ho trovata estremamente completa. Si sente che è un libro parecchio sentito, a tratti autobiografici. Balzac in qualche modo somigliava a Lucien, ha vissuto qualcosa di simile a quello che ha vissuto Lucien. Anche lui ha fatto il giornalista, anche lui ha vissuto sempre sopra le sue possibilità, pieno di debiti. Lucienne è diventato in un certo qual modo una sorta di archetipo di un certo periodo di avvicinamento di giovani baldanzosi alla letteratura. Un personaggio amatissimo da Oscar Wilde, perché rappresenta un po' anche il tipo che poi racconterà Oscar Wilde. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto, ripeto, secondo me va affrontato sapendo che cosa si va ad affrontare. Calcolate anche il fatto che Balzac non divide mai in capitoli, né qui in 700 pagine di libro, né in Papagorio che è molto più corto, non divide in capitoli, ci sono queste tre parti che procedono così, quindi anche questo potrebbe un po' spaventare. Io vi consiglio di buttarvici perché è un'esperienza magnifica. Vi ho dato le avvertenze del caso, comunque io non vado oltre perché vi consiglio assolutamente di sentire l'approfondimento di Ilenia o come podcast o c'è anche su YouTube perché ha detto delle cose magnifiche su questo libro su cui io concordo al 100%, quindi insomma non mi va di aggiungere altro se c'è qualcuno che ha fatto tutto meglio di me. Bellissimo, è comunque bellissimo Balzac, bellissimo. Non mi sono soffermata sulla prosa, ma voglio dire, mi sembra abbastanza inutile. Allora, l'ultimo libro che ho letto questo mese, ve lo metto qui perché abbiamo parlato di un classico francese dell'Ottocento e questo è un classico inglese dell'Ottocento, più o meno scritto nello stesso periodo. L'ho letto come ultimo libro dell'anno e ci sono arrivata per varie ragioni che poi vi racconto, e io non credevo di arrivare a leggere il tredicesimo romanzo per me non il tredicesimo scritto, ma il tredicesimo letto da me di Dickens, per dire che sono rimasta, uno, sorpresa da Dickens, e due, che forse questo è il romanzo che mi è piaciuto di più in assoluto tra quelli scritti dallo zio Charles, che sapete io amo alla follia, e si tratta di La bottega dell'antiquario. Allora, io ho deciso di buttarmi su questo romanzo per il grande affetto, per il grande amore che mi si è ripresentato dopo aver letto quest'altro libro di cui vi parlo dopo. Ho detto io voglio chiudere l'anno con Dickens. Come vedete non ho messo nessun tag, perché io questo libro me lo sono voluta gustare come se lo gustavano una volta i vecchi lettori, no? Senza troppe analisi, senza. Volevo semplicemente leggerlo e volevo che questo tipo di lettura, anche questo modo di affrontare la lettura, fosse quella che mi avrebbe accompagnata alla fine dell'anno. Ho cominciato questo libro il 24, tardi. Finiti i festeggiamenti della vigilia di Natale, l'ho terminato il 31 di dicembre, cioè meglio di così si muore. La bottega dell'antiquario è un romanzo straordinario, cioè sono riuscita a leggerlo malgrado avessi questa copia scritta così. Ho fatto una fatica atroce, ma lo rifarei e lo rifarò perché è un romanzo meraviglioso. Dunque, la vicenda
dal punto di vista della trama è abbastanza semplice, per certi aspetti molto tipica della poetica, della narrativa di Dickens, per altri secondo me molto innovativa. Questo libro arriva un po' prima della metà della sua carriera, arriva prima di David Copperfield, si colloca diciamo tra Oliver Twist e David Copperfield, tanto per collocarlo, ecco. Dove siamo? Siamo a Londra. E i protagonisti principali, la prima protagonista che vediamo è Nell. Nell è una bambina, una ragazzina di 14 anni che vive con il nonno. Lei è orfana, sia di madre che di padre, vive col nonno che è un antiquario. E ci viene ben presto presentata questa bottega che è presentata come molto scura. In realtà non occupa tante pagine la descrizione della bottega, malgrado il titolo sia La bottega dell'antiquario. Noi vediamo questa bottega solo all'inizio del libro. Percepiamo subito diversi contrasti, quindi la presenza di questa figura molto eterea, di questa bambina che è l'incarnazione stessa della bontà e dell'innocenza, che vive in mezzo a oggetti vecchi, in mezzo a oggetti appartenuti a persone morte, cose vecchie, cupe, polverose. E lei stessa abita con un nonno molto anziano che la notte la lascia sempre sola perché la notte quest'uomo all'inizio non si sa perché esce, sta fuori tutta la notte. Quindi l'immagine che abbiamo subito è di questo angelo in un certo senso dentro a questa bottega. Poi conosciamo quello che sarà l'antagonista per eccellenza, anche se non l'unico in questo romanzo, che è il nano Kilp. Kilp è rappresentato immediatamente come un essere grottesco. È eccessivo nei suoi modi, molto mellifluo quando è gentile, spesso parla a voce molto alta o sussurra, a volte ride strepitando o sogghigna o si butta in terra mentre sghignazza. A volte appare dietro le persone e mentre loro stanno parlando, sente le sue conversazioni. Questo personaggio ci viene subito presentato come estremamente grottesco. E grottesco è l'aggettivo che accompagnerà tutta questa narrazione. Oltre a Kilp, avremo conoscenza di altri personaggi, Kit, che è un giovane amico di Elle. Poi un altro personaggio che sarà fondamentale nello svolgersi degli avvenimenti, che è Dick Swiveller, un amico del fratello più grande di Nell, che però non vive con Nell per varie ragioni. Noi poi questo fratello lo perdiamo nell'arco delle vicende, ma questo Dick avrà una grande importanza invece. E poi conosciamo un avvocato, l'avvocato di Kilp. Come si chiama? Brass. Allora, Brass è una zecca garbugli, mentre Kilp è la personificazione del male. Nella sua accezione più da incubo, Brass è il male piccolo, è il male quotidiano, è il male per convenienza, è la piaggeria. È l'essere succubi del potente senza sapersi ribellare, è il farsi comprare dal denaro. Ecco, Brass è questo. A un certo punto questa ragazzina e il nonno, per vari motivi, sono costretti ad abbandonare la loro casa e la bottega, ma ben presto, è al quarto quinto capitolo, e partono per un vagabondaggio per l'Inghilterra occidentale. In realtà questo è un romanzo dove Londra c'è molto meno rispetto ad altri romanzi di Dickens, fa da sfondo, ci sono delle pagine bellissime anche su Londra, ovviamente come sempre, ma non prendono neanche la metà queste pagine del volume intero. Noi seguiamo questi due personaggi, il nonno e la nipote, che vagano per l'Inghilterra occidentale, si presuppone, perché non ci sono nomi di luoghi, città vere, eccetera. Partono per questo vagabondaggio che non ha una meta. Loro cercano la pace, cercano la tranquillità, cercano di ritrovare quello che Kilp ha loro tolto. Non hanno appunto una meta. Poi
Durante il loro viaggio loro incontreranno personaggi di tutti i tipi e il grottesco appunto la fa da padrone. Incontreranno dei burattinai, incontreranno una donna che porta in giro un museo di statue di cera. Incontreranno circensi, freak, incontreranno personaggi tra il mostruoso e il comico. Tutto ciò ha un valore estremamente simbolico, perché ogni personaggio è una sorta di tappa in questo cammino che svolgono Nell e il nonno verso questa pace. Questi personaggi sono in un qualche senso la tentazione terrena verso una pace più alta. Intanto continuano a accadere delle cose a Londra con l'avvocato Brass e sua sorella, con Dick, con un altro personaggio che arriverà dopo, che è eccezionale, che verrà chiamato la Marchesa, eccetera, eccetera, fino a un finale che è scritto qui dietro, che è uno dei finali più famosi dell'opera di Dickens, ma che non vi dico perché è uno spoiler gigantesco, quindi preferisco non farvelo sapere, ecco. A meno che dopo parlando non mi venga voglia di dirvelo per qualche ragione, in caso ve lo dico prima se farò questo spoiler. Allora, di grandioso questo romanzo ha questo viaggio e questi personaggi. Io spesso l'ho pensato, ma in questo libro è ancora più evidente questo aspetto nella narrazione di Dickens. Il vero Dickens sta fuori la trama. I romanzi di Dickens si potrebbero dilatare per migliaia e migliaia di pagine, perché quello che davvero ci narra sta fuori dall'intreccio, malgrado Dickens sia famoso per i cliffhanger, perché scriveva puntate, eccetera, eccetera. Forse ad oggi certi intrecci, certe soluzioni ci risultano anche banali, se volete. Certamente non possiamo essere stupiti dai risvolti di trama, spesso e volentieri in questo tipo di opere, ma da quello che ci racconta Dickens intorno. Dickens ci fa apparire un personaggio, un oste, un maestro, anche personaggi minori dei secondari per una facciata e mezza. C'è un colloquio, c'è un incontro particolare che vi restano stampati qui per sempre, per come sono scritti, per il significato che hanno all'interno dell'opera. E qui ce ne sono vagoni, perché appunto spesso Dickens scrive romanzi per scene, ma questo lo è ancora di più. Ma la sua forza è che non sono scene posizionate una accanto all'altra, ma sono scene che fanno parte di un percorso, quindi hanno un alto valore simbolico. Questo è uno dei romanzi di Dickens, secondo me, più profondi per il valore simbolico che ha. Neanche a dirvelo che i ritratti che ci porta di questi personaggi assurdi sono incredibili. Se avete letto 3 pagine scritte da Dickens, potete solo immaginare che cosa può fare con la sua ironia, con la sua capacità di satira. Lui è capace di dileggiare i suoi personaggi, specialmente i cattivi mica tanto, tipo l'avvocato Brass. È crudele con i cattivi cattivi e ovviamente non si perde mai mai il romanzo di denuncia. Qui c'è una denuncia estrema a un certo tipo di sotterfugio, di complotto, e ci sono pagine meravigliose sull'Inghilterra dell'epoca, su cos'era l'Inghilterra provinciale, su cos'era la campagna e su cos'erano le cittadine industriali. Tra le pagine più belle, io ve lo giuro, ve le leggerei, ma sono 3 o 4 facciate scritte così, siamo qui un quarto d'ora. C'è una parte in cui Nell e il nonno attraversano una cittadina industriale. Cos'è il racconto di questa cittadina? Io non ve lo so descrivere. Non ve lo so descrivere. È un racconto di un inferno dove il fuoco è tutto nero, grigio, fuliggine, oscurità, e il fuoco che per tutto il romanzo è simbolo di calore, di focolare di casa, qui diventa il fuoco dell'inferno. È una cosa incredibile. Di cosa parla qui dentro Dickens? Dickens associa la gioventù, l'infanzia, che è un suo tema da sempre,
alla vecchiaia, dove l'infanzia è l'innocenza e la vecchiaia è corruzione. Non sempre solo perché i personaggi anziani qui dentro sono cattivi, anzi, ce ne sono alcuni estremamente positivi, ma semplicemente perché la vecchiaia ha corrotto l'animo, perché un uomo che ha vissuto, ha sofferto. È sceso a compromessi, ha ceduto a tentazioni, ha commesso delle cose negative. Il bambino è innocente o sofferente, forse troppo nei romanzi di Dickens, può darsi, nel senso che lo sappiamo che spesso Dickens dipinge così l'infanzia, però ricordiamoci che questo tipo di esagerazione in Dickens ha sempre un fine di denuncia. Lui era molto attento alla situazione dell'infanzia nella Londra vittoriana che viveva lui. I bambini erano sfruttati dall'industria, i bambini lavoravano, morivano di fame per le strade. Qui ci sono un sacco di morti infantili. Qui si parla moltissimo di morti infantili, anche di racconti che vengono fatti a Nella al nonno di persone morte giovani. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che in questo caso a volte, cioè, Dickens fa passare la morte giovane diventa come una specie di preservazione dell'innocenza, quasi una pace trovata prima di arrivare ad essere corrotti. Molto diversa è la morte infantile che ci viene raccontata invece nella società industriale, dove i bambini muoiono che sono già corrotti dalla vita terribile che stanno conducendo. Qui ci sono davvero tutti i temi di Dickens. È un libro questo che ha avuto estremo successo anche negli Stati Uniti, libro preferito di Edgar Allan Poe, quindi potete capire anche tutti questi racconti del grottesco, che tipo di cupezza possano avere. C'è sempre qualcosa di doppio, di demoniaco, simboli di morte, simboli di vita. Poe è stato sorpreso, ha parlato benissimo di questo libro. E poi c'è il finale. Allora, io adesso faccio così, alzo la mano così e inizio uno spoiler. Quando la rialzo così, finisco lo spoiler. Nell, alla fine di questo libro, muore. Quando finalmente trovano la pace, quando questo vero e proprio pellegrinaggio arriva al termine, Nell è come se potesse trovare la pace definitiva solo con la morte, proprio per il discorso che vi ho fatto sulla preservazione dell'innocenza. Allora, questa morte è stata accolta in vari modi. Allora, dal popolo è stata accolta malissimo, tipo Misery non deve morire. La gente si era affezionata a Nell e non voleva vederla morta. In realtà, dal punto di vista narrativo, assolutamente senso e non poteva che finire così. Proprio per tutta la questione del simbolo che vi ho raccontato, ma anche perché Nell, lo capiamo ben presto, non è un personaggio, Nell è un'idea. Nell è l'idea stessa del pellegrinaggio della vita. È talmente realistico che secondo me ad oggi è difficile in realtà affezionarsi davvero a Nell, perché ne comprendiamo tutto il valore altamente simbolico. Quindi noi non piangiamo oggi alla morte di Nell, ma la consideriamo come l'unico finale possibile. Ora, io devo assolutamente dire una cosa, questa edizione è vecchissima, ha 1.000 difetti, la traduzione è ottima, tranne che per il fatto che vengono tradotti i nomi inglesi in italiano, ma non fa niente, è assolutamente leggibile tutto quanto, però io vi dico questo, se trovate questo libro all'usato, compratelo subito per le 30 pagine scritte da Giorgio Manganelli come introduzione, che non è un'introduzione, cioè leggetela dopo perché queste 30 pagine sono l'analisi del libro, parola per parola. Sono analizzate tantissime cose, anche tantissime peculiarità di questo romanzo. Tanti personaggi non hanno il nome,
Ed è una cosa stranissima per Dickens, perché i nomi per lui sono importantissimi, sono spesso nomi parlanti, le città non hanno un nome. C'è questa presenza del grottesco importante, c'è questo valore simbolico importante, sono tantissime le cose peculiari di questo romanzo che Manganelli ci racconta perfettamente. A questo punto io sono curiosa di leggere Manganelli, però una cosa assolutamente ve la devo dire. E siamo ancora in fase di spoiler perché io sono impazzita quando ho letto questa cosa e ho amato Manganelli sopra ogni cosa. Riguardo appunto al finale, alla morte di Nell. Adesso ve lo trovo. Mamma, che bella che è questa. La Manufacturing Town, ecco, è questo il. Ah, c'è il simbolo del cimitero che torna più volte. Qui dice: a questo punto resta da chiedersi chi e forse che cosa sia Nell. L'aiatura antropomorfica che perseguita il romanzo ha fatto sì che si sia letta come Nell, ragazza innaturalmente virtuosa e destinata per estremo ricatto a prematura fine. La morte di Nell ha fatto piangere molti lettori e ne ha irritati molti altri. Huxley, in un saggio classico sul come non si deve leggere un libro, ha denunciato la volgarità di quella morte. Ha ragione, ed è questo appunto il motivo per cui Dickens è un grande scrittore e Huxley non lo è. Cioè, io impazzita morta, quando leggo queste righe divento matta. È fantastica questa introduzione. Tra l'altro, io ho pensato una cosa che ha dell'incredibile, ha dell'incredibile. Allora, spesso, spessissimo, leggendo queste pagine, ho pensato ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Gli incontri che fa nell'arco di questa storia ricordano tantissimo gli incontri di Alice. Quello con questa fantomatica donna che porta in giro il Museo delle Cere sembra l'incontro con la Regina dei Cuori. Questo libro è stato scritto nel 1848 e Alice nel Paese delle Meraviglie del 1865. Stupidissima, è bellissimo questo libro, è bellissimo. Io sto pensando di fare un video su Dickens. Devo ancora studiarlo bene perché ho letto 13 libri ormai di Charles Dickens. È tanta roba, ho letto la biografia, ho letto tanti libri su di lui, quindi non è che vi posso fare un seminario su Dickens. Devo trovare il taglio da dare a questo video, però ve ne voglio troppo troppo parlare. A proposito dei mattoni di Ilenia, sapete che adesso Ilenia parte con i mattoni inglesi, leggeranno Grandi Speranze di Dickens, quindi io quella tappa non parteciperò perché l'ho letto giusto ad agosto. Anche nei mattoni inglesi di quest'anno di Ilenia mi manca solo un libro, che è Via dalla pazza folla di Hardy, e sicuramente lo leggerò col gruppo, però ho intenzione di fare qualche rilettura, non Grandi Speranze perché l'ho letto veramente da troppo poco tempo. Vi ricordo, se siete interessati, che esiste anche il gruppo di lettura di Claudia, Lise legge, Lise viaggia, che già l'anno scorso aveva pensato ha letto insomma insieme alle altre persone i libri di Dickens per tutto l'anno, un anno con Dickens, ripropone delle letture anche quest'anno. Quindi ecco, io vi consiglio anche di seguire Claudia in questo suo percorso, di conoscere questo autore che è davvero, davvero gigantesco. Eccomi qua, ho finito di parlare del finale di La Bottega dell'Antiquario di Dickens. E ora vi parlo di uno dei libri che più mi ha sorpresa in positivo quest'anno. E parliamo di un grande classico della letteratura americana, e io non ne avevo assolutamente conoscenza. Parliamo di Chiamalo sonno di Henry Roth. Henry Roth, che non è Philip Roth, non è Joseph Roth, ma è un altro Roth, e comunque Roth è sinonimo di garanzia. Allora, ricordo perfettamente che questo romanzo l'ho preso all'Emmaus insieme a Jessica per Lilian the Tube, me l'ha regalato lei per il compleanno, mi aveva detto di prendere un po' di libri che me li avrebbe pagati lei, sapete che all'Emmaus i libri costano pochissimo, e io questo no, l'ho cancellato il prezzo, no, 3 euro, 3 euro. Avevo già la mia piletta in mano, questo libro era alla fine, in uno scaffalino verso le casse. Sono rimasta attratta, così ho voluto prenderlo in mano, ho letto dietro e ho fatto così e l'ho messo sulla mia pila di libri da prendere. È splendido.
È splendido, io non immaginavo assolutamente il valore letterario che ha questo libro. Innanzitutto, la storia editoriale è straordinaria in tutti i sensi. Parliamo di un libro che è uscito nel 1934, esatto, scritto appunto da Henry Roth, che era un giovane scrittore 28enne. Questa è la sua prima e unica opera. Non ha scritto altro se non qualche racconto, qualche articolo, ma poi vi dirò. Allora, esce questo libro nel 1934 e viene accolto da pubblico e critica straordinariamente. È un enorme successo sia di pubblico che di critica, anche se qua e là solleva delle critiche. Parliamo di un romanzo di formazione. Il protagonista è un ragazzino, David, è un ragazzino immigrato dall'Est Europa, negli Stati Uniti con il padre e con la madre. Quello che allora fu criticato di questo libro è che questo è un libro più che altro di formazione e in un certo senso intimista. È un libro molto psicologico in cui ha grande importanza l'introspezione psicologica e la crescita del personaggio e l'incontro che il personaggio fa con le cose della vita. Noi conosciamo David che ha 6 anni, lo seguiamo fino a che ne ha 13, e quindi parliamo della sua famiglia, delle amicizie, dell'incontro con il sesso, con la religione, con tematiche abbastanza classiche per quanto riguarda la narrativa di formazione. È stato criticato il fatto che è stato visto da alcuni critici all'epoca un'occasione sprecata per parlare degli immigrati ebrei negli Stati Uniti, dei quartieri ebraici a New York. Qui siamo a New York, tutto il tempo a New York. In realtà questo aspetto nel romanzo c'è, non è solo uno sfondo, è parte integrante della storia, ma sicuramente questo romanzo non ha finalità politiche come poteva averle Manhattan Transfer o comunque tutta la trilogia di Dos Passos che stava scrivendo più o meno in quel periodo. Detto ciò, l'autore non riesce a sopportare in qualche senso questo successo e le critiche. E si ritira a vita privata, di fatto scompare da New York totalmente. Questo libro a un certo punto perde l'hype che aveva, passano gli anni e non viene più stampato, se non che diventa un libro di culto. Ce ne sono pochissime copie in giro, c'è una sorta di traffico delle poche copie rimaste a prezzi altissimi, finché negli anni 60 un gruppo di critici riesce a convincere una casa editrice a ripubblicarlo e intanto dell'autore non si sapeva niente. Questo libro viene ripubblicato e per la prima volta e unica, mi pare, almeno fino agli anni 80, perché questa edizione, questa traduzione degli anni 80, viene dedicata una pagina intera, la prima pagina dell'inserto del New York Times per la ristampa di questo libro. A un certo punto, quindi, soprattutto i critici e l'editoria si chiedono dove fosse finito Henry Roth. Henry Roth si era ritirato nel Maine, sì, si era ritirato nel Maine e faceva l'allevatore di anatre. Aveva scritto ogni tanto qualche articolo, poi lui in qualche intervista, una volta che poi viene ripescato, scoprono dov'è, eccetera, eccetera, spiega le ragioni di questo suo allontanamento dalla letteratura, che sono anche politiche in un certo senso, che non vi sto qua a raccontare, ma è tutto veramente molto, molto interessante. Allora, questo libro è molto meno tradizionale di quello che si potrebbe pensare. Io vi ho detto che appunto l'impianto è quello di un romanzo di formazione classico, ma in realtà ci sono molte innovazioni sia dal punto di vista stilistico che linguistico. Linguistico, innanzitutto, perché c'è una commistione, spesso e volentieri, ovviamente in lingua originale, di inglese e di gergo degli immigrati, soprattutto di Yiddish, di ebraico, di italiano, di ungherese, di austriaco. Tra l'altro c'è una bellissima prefazione alla traduzione, proprio perché ci vengono spiegate alcune difficoltà che sono state trovate in corso di pubblicazione, alcune decisioni in merito al rendere queste differenze linguistiche, che secondo me sono state fatte egregiamente, e
E appunto ci spiegano questa innovazione linguistica che ovviamente noi in traduzione comunque un po' perdiamo. Ma l'innovazione più grande, secondo me, dal punto di vista stilistico, perché a voi sembra di leggere per certi aspetti un Oliver Twist dei primi del Novecento in un quartiere di immigrati a New York, e poi arriva Joyce. Ci sono un sacco di monologhi interiori, flussi di coscienza del protagonista scritti per associazioni di idee. A volte ci sono delle frasi che sono riportate quasi come dei ritornelli. Alcuni di questi monologhi interiori sono anche ossessivi, estremamente simbolici. Ma non crediate che questo rallenti in qualche modo il ritmo del racconto, tutt'altro. Questo racconto è estremamente musicale, specialmente verso il finale. Vi faccio solo vedere a livello grafico che cos'è il penultimo capitolo di questo libro. Non è poesia, quella che abbiamo scritta qui in mezzo. È un monologo interiore del protagonista che è interrotto da quello che sta accadendo attorno a lui. Questo capitolo sembra una jam session jazz. È qualcosa di meraviglioso. Anche questo libro è carico, pieno di simboli. Ci parla di un ragazzino che ha una sensibilità decisamente più elevata della media. Certo che vive condizioni non semplici, come potete immaginare, quelle degli immigrati, e anche in una situazione familiare non semplice, perché il padre è violento, la madre è una madre molto amorevole, è un personaggio straordinario, perché non è la classica donna succube del marito violento, come spesso viene raccontata, ma non è neanche un'eroina ribelle, è una donna ricca di complessità, malgrado abbia una vita estremamente semplice, e che nutre nei confronti del figlio un amore incondizionato, ma molto prosaico, molto comune, molto quotidiano. E anche l'attaccamento che il figlio ha nei confronti della madre è di questo tipo, è un autentico rapporto madre-figlio, aproblematico nel senso buono del termine, in una situazione che in un contesto che in realtà è estremamente problematico. Noi viviamo dentro la testa di questo ragazzino, con tutte le sue paure, con le sue ansie, le sue ossessioni e gli scontri che fa con la vita. In questo contesto che è molto presente, è molto ben raccontato, e tutte le paure della crescita di questo ragazzo sono incarnate da simboli, il basso e l'alto. Abbiamo una cantina, che è il buio e un tetto, che è la luce, il coraggio che deve trovare David di esplorare il buio, ma il coraggio anche di aprire la porta sulla luce, sulla conoscenza. È bellissimo, si parla di ebraismo, di cristianità, di religione, ma si parla anche di cose molto, molto terrene. Troviamo personaggi splendidi. Questo è un libro meraviglioso, credetemi, credetemi, è un libro meraviglioso, e tra l'altro io non immaginavo che a livello di critica avesse l'importanza che ha. Vi devo assolutamente leggere qualcosa. Allora, vi dico che cosa dice Mario Materassi, che è un critico, rispetto un piccolo pezzo rispetto a questo romanzo. Che cosa rappresenta Call It Sleep, che è il titolo originale del libro, nella narrativa del Novecento? Anche questa è ormai diventata una domanda d'obbligo, di qua come di là dall'Atlantico. L'importanza storica di Call It Sleep, quantitativamente parlando, è scarsa. Il fatto che il romanzo restasse opera unica ha avuto come conseguenza la sua emarginazione nell'oblio proprio negli anni in cui la grande narrativa americana del Novecento stava trionfando. Si pensi, Call It Sleep uscì 2 anni dopo Luce d'Agosto e 3 anni prima di A Salone, A Salone di Faulkner. Uscì lo stesso anno di Winner Take Nothing di Hemingway, un anno dopo Tenere la notte di Fitzgerald, nel bel mezzo della trilogia USA di Dos Passos, 2 anni dopo La via del tabacco di Caldwell e un anno prima di Pian della tortilla di Steinbeck. Eppure il nome di Roth raramente viene associato a quelli dei maggiori romanzieri del periodo, per la semplice ragione che Roth non è più un romanziere, per decenni non è stato nulla, se non la tenace memoria di pochi.
Vediamo un secondo, perché c'è una cosa. Qui si dice: la tenacia di quella memore minoranza ha infine prevalso. Oggi Call It Sleep è universalmente riconosciuto come un capolavoro e non soltanto in contesto americano. Romano Bilenghi lo definisce uno dei culmini perché la confluenza di tutto il Novecento. Vi si immettono, funzionalizzandosi a un sistema semantico del tutto originale, Joyce e Eliot, la tradizione talmudica e lo humor yiddish, Freud e il mito greco, la lezione sulla prospettiva di James e la lezione sul tempo di Bergson. Senza peraltro, va subito detto che tali e tante presenze costituiscano citazione colta fine a se stessa, si pongano come esercizi di bravura e come vanitoso esibizionismo, perché tutto, come si diceva, è finalizzato al senso. Un senso composito, stratificato, che percorre il testo a tutti i livelli, rivelandosi all'indagine nella sua segreta complessa polivalenza e tuttavia mai a danno della immediatezza, della prepotenza, dell'impatto emotivo. Arena del più delicato lirismo o del più audace, del più sgargiante sperimentalismo linguistico, punto di confluenza appunto di tutto il Novecento. Non è poco, non è poco. Questo romanzo riesce a toccare il cervello e il cuore con la stessa identica potenza. Le ultime frasi di questo romanzo sono qualcosa che è fuori dal normale per la bellezza e sono anche ci raccontano il senso, il motivo per cui Call It Sleep, chiamalo sonno, si intitola così. Io adesso ve lo leggo, poi se il romanzo, sì, il romanzo, è lungo come un romanzo, se il video sarà troppo lungo taglierò qua e là. Allora, parla la mamma, siamo l'ultimo paragrafo del libro, non c'è spoiler qui, Hai sonno tesoro? Sì mamma, poteva anche chiamarlo sonno, era soltanto in prossimità del sonno che ogni battito delle ciglia poteva provocare una scintilla entro l'esca confusa del buio. Accendere negli angoli oscuri della camera una tale miriade di vividi zampilli di immagini, un luccichio su barbe inclinate, l'ineguale scintillio su dei pattini, la secca luce sugli scalini di pietra grigia di un ingresso, lo splendore a diminuire delle rotaie, la lucentezza oleosa dei fiumi lisci della notte, il brillio di sottili capelli biondi di facce rosse, il brillio sulle palme aperte e tese di legioni e legioni di mani che si precipitavano verso di lui. Poteva anche chiamarlo sonno. Era soltanto in prossimità del sonno che gli orecchi avevano il potere di cogliere ancora e di ricomporre il grido stridulo, la voce rauca, l'urlo di paura, le campanelle, il respiro spesso, il ruggito delle folle, tutti i suoni che giacevano fermentando nei tini del silenzio e del passato. Era soltanto in prossimità del sonno che uno sapeva di essere ancora disteso sui ciottoli, che sentiva i ciottoli sotto di sé e sopra di sé. E sempre spinta veloce verso di lui come una schiuma nera, la nube perenne di piedi calzati che correvano, le scarpe rotte, le scarpe nuove, scarpe tozze, a punta, infangate, lucidate, sformate dai piedi callosi, rovinate dai selciati, pesanti, sotto a gonne, sotto a pantaloni, scarpe, sopra di lui e attraverso di lui. E le sentiva tutte, e sentiva. Non dolore, non terrore, ma il più strano trionfo, la più strana acquiescenza. Si poteva anche chiamarlo sonno. E chiuse gli occhi. Fine. Ora, ci ho messo un sacco a parlare di tre libri, ma cercherò di andare un po' più svelta con gli altri. Michele Mari, Tutto il ferro della Torre Eiffel. Io su questo libro dovrei parlare per 24 ore di fila, non basterebbero, quindi parlerò per 2 minuti. Sappiate solo che questo libro che io ho a casa è citato qui dentro, come sono citati qualcosa come 50 romanzi che mi sono fatta liste come non ci fossero domani. Siamo nel 1936 a Parigi.
i protagonisti di questo racconto fantastico che mischia storia e fantascienza sono lo storico Marc Bloch e il filosofo, critico letterario, critico cinematografico Benjamin. Camminano per New York, sì, per New York e per Parigi, parlano tra di loro, incontrano personaggi storici realmente esistiti a loro contemporanei, incontrano personaggi che sono già morti, e che annunciano loro quello che avverrà nel futuro, incontrano personaggi del futuro che vengono a parlare loro del futuro. Tutti questi personaggi sono personaggi o storici che fanno parte del mondo della letteratura, dell'arte in generale, del cinema, del teatro, oppure storici perché sono industriali, sono Peugeot, Renault, Citroën, Ford, si parla di Fordismo, si parla di catena di montaggio, si parla di industrializzazione, si parla dell'arte, della ricerca dell'aura dell'arte che forse viene persa con la riproducibilità tecnica del prodotto artistico, quando arte si fa prodotto. Si parla della storia che sta per arrivare, del nazismo, dell'ascesa del nazismo, lo si fa parodiandolo, con estrema sagacia, con l'intervento di un grottesco teatrale. Lo si fa con un citazionismo mai fine a se stesso, perché è la citazione che spiega se stessa qui dentro, non c'è un autore che da fuori butta lì la citazione adatta, ma la citazione è parte stessa del romanzo, che è un romanzo e non un saggio, è un romanzo fantastico. È un romanzo che mima lo stile di altri romanzi, mima il Maestro e Margherita, mima la Divina Commedia di Dante, mima Gadda e scrive come Gadda, mima Borges e scrive come Borges. È un romanzo sintesi di un mondo artistico, storico, letterario, simbolico, in cui una frase da quattro righe contiene 5-6 concetti da esplorare. È un romanzo per grandissimi amanti della letteratura dell'arte, che richiede un tot di conoscenze pregresse, oppure e anche la voglia di conoscere mentre si legge, quindi di andare oltre a leggere semplicemente queste pagine, a cercare notizie su nomi, personaggi, opere citate. È un'esperienza la lettura di questo libro più che una vera lettura, è metaletteratura allo stato puro e detto ciò è una storia, è un romanzo, è un racconto brillante, a tratti ironico, con una scrittura non complessa, non difficile, paradossalmente è scorrevole. Mario è un genio. Punto. Solo questo vi posso dire, vi dico solo che continuerò per forza di cose a parlare di questo libro perché tantissime letture che farò, che ho fatto, vedi questa, ma che farò anche in futuro, sono qui citate per qualche ragione. Io vi consiglio sì di leggere questo libro, sappiate a cosa andate incontro e sappiate che dovete averne proprio voglia, ma se ne avrete voglia, la soddisfazione che ricaverete da questa lettura la ricaverete da poco altro nella vostra vita. Ho letto poi di Ernesto Sabato Il Tunnel. Allora, questo libro di Mari l'ho letto insieme ad Elena Monti. Elena Monti aveva letto questo libro e stava leggendo il secondo romanzo di Ernesto Sabato proprio mentre parlavamo di questo libro. Quindi sono stata curiosissima di recuperare e leggere questo libro. Ernesto Sabato, scrittore argentino che ha vissuto 100 anni dal 1911 al 2011. A Buenos Aires ha scritto solo tre romanzi, gli altri sono opere di saggistica di altro tipo, insomma, e questo è il suo primo romanzo, 1948, romanzo piuttosto breve e di un'efficacia incredibile. Allora, si parla della cioè, allora, il protagonista è un pittore di fama che comincia a nutrire un'ossessione psicotica, nel vero senso della parola, nei confronti di una donna. Questa ossessione che lui prova per questa donna va di pari passo con il suo rapporto con l'arte. Questi due modi,
di vivere di quest'uomo, cioè il modo artistico e il modo privato che ha a che fare con questa ossessione amorosa, sono assolutamente intersecati. Questa donna stessa lui la conosce ad una sua mostra e viene colpito per il fatto che è l'unica che pare aver colto un particolare in un suo quadro a cui lui dava estrema importanza. Tra loro inizierà una relazione, lei è una donna sposata, non vi sto facendo spoiler perché queste notizie, che sono le più banali, se volete, le avete alle prime pagine. Il racconto che segue è tutto nella testa di Castel, che è questo pittore. Noi non sappiamo se i suoi timori hanno un reale fondamento, se i suoi timori, la sua gelosia nei confronti di questa donna hanno un reale fondamento, ma siamo più propensi a credere che avvenga tutto nella sua testa. Noi leggiamo tutto e il contrario di tutto nell'arco di poche pagine. Lui pensa una cosa e la nega il paragrafo successivo. Siamo veramente dentro un'ossessione, ma dentro questa ossessione noi in pochissime pagine conosciamo anche questo personaggio molto complesso e i suoi pensieri in generale in merito all'arte o alla vita o al modo di vivere l'arte. Il quarto capitolo, se non mi sbaglio, è una sua disquisizione stupenda sul perché lui non ami i gruppi artistici, non ami andare alle mostre. Ci racconta perché di una certa tipologia di perché non ami una certa tipologia di personaggi e lo fa con grande humor, con grande ironia. Quello che riesce a fare Sabato in questo libro è buttare dentro tanta intensità, tanta cupezza, tante cose difficili, anche crude, crudeli. Insieme a grande humor e anche a satira sociale, a parte quel capitolo che vi dicevo, c'è anche un'altra parte in cui viene raccontata una sua vicenda dentro un ufficio postale, un suo scontro con un'impiegata delle poste che è pazzesca. Non sapete se ridere o piangere, è qualcosa di straordinario. Ci sono tanti simboli anche qui, c'è il simbolo della cecità, c'è il simbolo dell'insensatezza. Il tunnel, questo titolo, ha un senso profondissimo che l'autore vi insegna a percepire man mano che leggete, ma che capite a fondo nel penultimo capitolo. Ed è bellissimo, io non ve lo svelo, non ve lo racconto perché è il senso stesso di questa lettura, secondo me. E insensatezza, tunnel, riconoscimento, cecità saranno temi presenti anche nelle successive opere di Sabato, che ovviamente a questo punto ho tantissima voglia di leggere. Uno dei libri più belli e più sorprendenti di quest'anno per me. E poi il libro Coccola per eccellenza. Ve ne ho già parlato nella video haul, mi è stato regalato per Natale Samantha Silva, Il canto di Mr. Dickens. Samantha Silva è una scrittrice statunitense, nata e vive in Ohio ed è una profondissima amante di Charles Dickens. Scrive questo romanzo che prende una parte della biografia di Charles Dickens mentre lui stava scrivendo Martin Chas Lewitt e il romanzo precedente era La bottega dell'antiquario, che è citata tantissimo qui, per questo ho voluto continuare con Dickens a Natale leggendo questo. Martin Chas Lewitt non stava andando molto bene, gli editori lo costringono di fatto a scrivere un romanzo di Natale, che poi sarà Canto di Natale. Questa è verità storica. La scrittrice infarcisce questa vicenda con un'invenzione narrativa, ci costruisce intorno una storia di sua totale invenzione. Vi ho già detto che ho amato tre cose in particolare di questo libro: la capacità dell'autrice di descrivere l'ambientazione storica e la Londra dell'epoca. Bravissima, veramente bravissima. Mi è piaciuto come ha inserito parti della biografia vera di Dickens. Ma non solo della biografia cose accadute per davvero, ma proprio dell'atteggiamento di Dickens nei confronti della vita. Ci sono delle sue manie di scrittura, delle sue abitudini, il suo modo di essere in famiglia, il suo rapporto con Londra,
con i suoi fan, con la gente che lo fermava per strada, il suo essere dandy, sempre vestito in maniera un po' stravagante e molto elegante, il suo rapporto con i suoi contemporanei artisti, citato Thackeray, è citato Wilkie Collins, è citato Trollope, è citato il suo grande amico Foster, gli editori, tutti i nomi di gente realmente esistita. Il suo rapporto col padre, si parla anche della sua infanzia difficile con un padre che è stato in galera per debiti e che l'ha costretto ad andare a lavorare, in una fabbrica per farlo uscire di galera. Il suo rapporto col fratello, ci sono tante cose vere di Dickens, ma dentro una storia, e questo è il terzo aspetto che mi è piaciuto, che vuole ricalcare di pari passo, direi, Canto di Natale. In questa storia Dickens si fa Scrooge per compiere questo viaggio morale e arrivare alla scrittura di Canto di Natale. Allora, come vi ho già detto, questo non è un capolavoro, è un romanzo uscito nel momento giusto, perfetto per Natale, scritto bene, in maniera estremamente corretta, fluida, leggibilissima, godibile, è scritto bene. Non è un capolavoro, non lo sarà mai, non rimarrà nella storia della letteratura. È un romanzo di intrattenimento, un intrattenimento intelligente, gradevole, e che se amate Dickens vi commuoverà nel profondo. Io ho proprio percepito l'amore dell'autrice per questo scrittore, che essendo un amore che condivido anch'io, ho provato insieme a lei e io su queste pagine, specie nel penultimo capitolo, l'ultimo è un po' tanto natalizio, ma il penultimo capitolo che riguarda la... Lo posso dire perché è successo davvero, che riguarda la prima volta che Dickens recitò a teatro Canto di Natale, mi ha fatto piangere tantissimo, 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 tantissimo. Io ho proprio percepito questo amore nei confronti di questo artista, di questo scrittore, di quest'uomo, di questo simbolo di un'epoca, della sua umanità. Cioè, vabbè, capito che amo Dickens e vabbè. Poi, nell'arco del mese, ho letto qualcosa che non c'entra niente come tipologia di letture con le altre cose che vi ho mostrato. Parliamo di una raccolta di racconti assolutamente postmoderni di Donald Barthelme, Ritorno al dottor Caligari, insieme alla raccolta di Gesagt Satt, che ho letto quest'anno, una delle più belle raccolte di racconti che abbia mai letto nella vita. Parliamo di postmodernismo puro. In copertina c'è un frullatore, non è un caso. Voi iniziate questi racconti, Donald, lo chiamo per nome perché il cognome non riesco a pronunciarlo, vi butta il cervello dentro un frullatore, gira forte, 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 però alla fine esce il succo. Perché dico questo? Perché l'impianto di ogni racconto è molto frammentato, spesso non capite bene chi parla, cosa dice, perché lo fa, quando lo fa. Tante caratteristiche tipiche del racconto della narrazione postmoderna, però alla fine voi il senso lo trovate, spesso lo trovate in ciò che non è scritto. È strano da dire, però è come se le parole fungessero da collegamento, da ponte, e il fiume sotto che passa è ciò che non si può dire, ma che è il vero senso di quello che lo scrittore ci vuole raccontare. I temi che affronta sono tanti, parla specialmente di relazioni, di senso stesso dell'esistenza e dell'assurdo che fa parte della vita. Ci sono molte parti comiche, ci sono tanti aspetti di nonsense qua dentro, ma tutto ha un senso se si capisce che nella vita bisogna accettare l'assurdo, quindi il nonsense. Solo accettando il nonsense probabilmente si può capire il senso dell'esistenza della vita stessa. Allora, io vi dico questa cosa perché credo che questa raccolta di racconti abbia un senso, perché è come se dal primo romanzo arrivasse al suo senso attraverso il non senso all'ultimo racconto. L'ultimo racconto si chiude proprio con una disquisizione sull'assurdo in un certo senso. Avevo torto, pensò Peterson. Il mondo è assurdo. L'assurdo mi punisce per non averci creduto. Io riaffermo l'assurdo. D'altronde l'assurdo è esso stesso assurdo.
Vediamo qui cosa dice. In questa specie di mondo, che se volete è assurdo, comunque le possibilità proliferano e si accumulano tutto intorno a noi, si accumulano tutte intorno a noi e ci sono occasioni per ricominciare. Io sono un artista mediocre e il mio gallerista non espone neppure le mie opere se può farne a meno, ma è mediocre solo chi si comporta da mediocre. E anche in quel caso il fulmine dell'ispirazione può sempre colpire. Non rassegnatevi, spegnete i vostri televisori, fatevi rimborsare l'assicurazione sulla vita, abbandonatevi a uno scriteriato ottimismo, visitate ragazze all'imbrunire, suonate la chitarra. Come potete essere alienati senza prima essere stati integrati? Guardatevi indietro e ricordatevi com'era una volta. Mia madre era una vergine di stirpe regale e mio padre una pioggia d'oro. La mia infanzia fu pastorale, virile e fertile di esperienze che formarono il mio carattere. Da giovane fui nobile per la ragione, infinitamente ricco per facoltà e nella forma ammirevole spedito e nell'intelligenza. Peterson continuò senza fermarsi e benché stesse in un certo senso mentendo, in un altro senso non mentiva affatto. Per me quest'ultima pagina di questo racconto, di quest'ultimo racconto, è il manifesto. Un manifesto dell'autore e ci si arriva trovando senso in ciò che un senso non ce l'ha. Così facciamo anche una citazione dotta. Il professore pazzo di Simon Winchester, qui chiudiamo per fortuna questo riepilogo. Si tratta di non fiction, parliamo di una vicenda che riguarda la stesura del dizionario l'English, come si chiama di preciso? Oxford English Dictionary, un dizionario di lingua inglese. Ci sono voluti più di 70 anni per la prima edizione integrale di questo romanzo. Diciamo che è la prima raccolta più sistematica e più completa della lingua ufficiale inglese, che è arrivata piuttosto tardi a sistematizzarsi rispetto ad esempio all'italiano, che è stato il primo, e al francese. È interessantissimo il racconto della nascita appunto di questa sistematizzazione del lessico e della grammatica nell'arco dei secoli. Shakespeare non aveva a disposizione un dizionario, tanto per dirne una. Si arriva a questa edizione mastodontica all'inizio del Novecento e l'opera comincia in piena età vittoriana. Qui l'autore si focalizza su due personaggi, uno il direttore editoriale che per più lungo tempo ha avuto in mano la realizzazione di questo dizionario e un altro personaggio particolare. Allora, ovviamente l'operazione di compilazione del dizionario era mastodontica, è durata 70 anni e c'erano dei volontari che potevano partecipare a questa pubblicazione. In giro per l'Inghilterra e anche negli Stati Uniti alcune persone mandavano dei lemmi, leggevano dei libri, trovavano delle singole parole nei libri e cercavano tutti i significati possibili nella lingua inglese di quella singola parola, con esempi, con citazioni letterarie, eccetera. Collaboravano in tanti. A un certo punto questo professore si accorge che a mandargli gran parte dei lemmi che poi saranno protagonisti di questo dizionario, è un personaggio che scrive sempre nel corso degli anni dallo stesso luogo. Questo luogo non è altro che un manicomio criminale e questo personaggio è un criminale affetto da malattia psichica, ha commesso un omicidio, ma questa cosa viene fuori, lo scoprirà il professore molto molto tardi. Winchester ci racconta la vita di questo criminale che è statunitense, è stato un medico durante la guerra di secessione e ha occasione anche per parlarci della guerra di secessione, di quello che fu per davvero a livello di massacro. Ci parla dei quartieri più infimi della Londra vittoriana ed è citato anche qui Dickens perché erano quelli i luoghi in cui certe cose avvenivano. Ci parla della dottrina, della letteratura, diciamo, degli ambiti più alti della cultura di quel periodo in Inghilterra come degli strati sociali più bassi.
È un racconto secondo me molto interessante, si parla anche della malattia mentale, dell'evoluzione della medicina rispetto alla malattia mentale, delle conoscenze, in quest'ambito, diciamo, e poi ci racconta la vita del privato di questi uomini. Mi piace molto la struttura di questo romanzo, cioè no, che non è un romanzo, perché ogni capitolo inizia con un lemma in inglese, c'è poi la traduzione, nelle note. Si parte quindi con un lemma che poi sarà la base del racconto del capitolo. Il libro è dedicato alla vittima del pazzo, del protagonista di questo libro, perché lo stesso Winchester dice che di tutta questa storia è rimasta la stranezza, la peculiarità della vicenda, ma non il ricordo della vittima. Infatti, il racconto dell'omicidio parte dalla vita della vittima. Di questo omicidio, questa edizione Adelphi è molto bella perché è anche illustrata e trovo che sia un libro veramente molto interessante. Lo stile è molto piano, non è particolarmente degno di nota, ma non è neanche il focus della lettura, che è una lettura appunto di conoscenza. È molto affascinante andare dentro le parole. Io i capitoli che ho preferito sono quelli che erano focalizzati proprio sulle etimologie, sull'utilizzo della parola, sul senso della parola, sul significato della concatenazione delle parole. Questo l'ho trovato estremamente affascinante, un libro veramente bello. Me l'aveva regalato Alice Cava e colgo l'occasione per ringraziarla nuovamente. Con questo ho finalmente terminato questo video immenso. Abbiamo finito i libri di dicembre e adesso ci saranno due o tre video. Sì, mi sa che prima farò i classici letti nel 2022, poi un bilancio delle letture del 2022, poi il meglio del 2022, poi basta. Poi siamo dentro al 2023 con tutte le scarpe, anche per quanto riguarda le letture. Io come sempre vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio grande e alla prossima, se vi va. Ciao!